Come on! Hola, io sono Marcus Cron e bentornati finalmente su Legend of Zelda The Minish Cap. Ragazzotti, è un bel po' che non lo riprendevamo in mano e adesso siamo pronti con la webcam, che spero si veda bene, spero non sfarfalli e spero di ricordarmi l'opzione per levare il fottuto puntatore. Yeah, andiamo da Marcus. Inizia. Ah, ce li ho i salvataggi. Allora, come ci si muoveva? Che cosa si faceva? Wow, do! Ok, ma siamo all'inizio del dungeon? No. Oh, va bene. Ma siamo di nuovo all'inizio del dungeon? Cioè, ogni volta devo ricominciare? No, mi devo spaccare tutti i dungeon. Oh, lumaca! No, come si fa? Aiuto! Ah, eccola. Hai tanto delle lumache, molto bene, sì, me le dia cosce. Come si prende questa cassa? Non so assolutamente, non devo fare la giravolta? Devo prenderla? No, non posso farla. Ah, lumaca! Ok, molto bene. Una rupia! In realtà non ho mai saputo quale cazzo è il suo, il tipo, la pronuncia. Ma va bene, fa niente. Allora, quindi dobbiamo ritornare. Ah, piovono lumache! Un cuore, grazie mille. Questo l'avevamo fatto. Questo lo possiamo spostare? No. Quindi prendiamo questo. No, prendiamo. Sì. Ok. Ah, ma no, ma giusto. Ok, va bene. Bim! Ok, molto ottimo. Rompiti. Prendi questo. Ma il lumacone non si fa niente. La lumaca è invincibile. Mori. Vabbè, ce la rifacciamo tutta. È un problema, ragazzotti. Spero di no. Se soltanto riuscissi a ricordarmi i tasti. Allora, con questo lo prendo, con questo lo scaglio, con questo estraggo il forno e con questo prendo la padella. Molto bene. Adesso faccio così. Aha. Tiè, mi sono dato un lascia passare per l'inferno. Ok, questo noi l'avevamo fatto e qui c'è un fungo. Ciao fungo, come stai? Stai bene? Caro fungo, ti potresti levare dalla swallera? Aiuto! Ok. Non mi ricordo se l'avevo premuto. Lo prenderò per un boh. Avevamo fatto questo, eravamo usciti di qua, ma io non mi ricordo assolutamente un cassiopea. Lì c'era una stanza che avevamo aperto con una chiave. L'avevamo aperta, ma non dirmi che non ho salvato. Se vado di qua ci sono dei funghi. Oh mio Dio. No! No! Fungo, lasciami perdere! Come faccio a uccidere questi fungozzi? No, li devo soltanto schivare. Va bene, va molto bene. Salirò di qui e farò così. No, farò così. No! Come faccio? Abbia Dio! Posso prenderlo? Tipo, posso trascinarlo? Sì, ok. Ok, posso fare così. E fare così. E poi faccio così. Non cambia un Cassiopea! Va bene, va molto bene. Oh, ma lì a destra c'è una porta. Ah, vedi, sto srotellando come srotello io. Non srotella nessuno. Andiamo di qua. Facciamo pim 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 pim. Andiamo un attimo di qui. E posso passare per di... No, quindi dobbiamo turnicare qua. Eccoci qui. Vabbè, no! No! Come? No, qui è chiuso. Sì? Ancora? Dov'è la mia porta? Eccola. Ok. Eravamo andati per di qua, dunque. Che cazzo sei? Mori, schifo! Qui c'è un fungo e io lo prenderebbi. Sì, si può fare. Va bene. E pim! Ah, ho messo la telecamera più piccina picciò. E sono appena morto. Dai, qui avevo preso questo. Sì, mi ricordo di Cusco, il veleno per Cusco. No, non volevo uccidere il mio povero fungo. Devo fare un saltino picciolo, quindi facciamo così. Ok, andiamo di qua, vediamo che c'era. No, questo l'ho fatto tutto. Aio. Lumaconi. Ok. No, dobbiamo andare dalla porta. Ce l'ho la chiave. No, sto a zero di chiavi. Mi si è resettato il fregno. No. Ci vorrebbe qualcosa per poter appoggiare quell'interruttore. No, come parlava questo? Ci vorrebbe qualcosa per poter appoggiare su quell'interruttore. Tipo questo? Ma questo lo prende. No. Chicco? Forse questo posso prenderlo? No.
Faccio così. Cioè, spingo così. Smetti di scrivermi messaggi, brutti bagarospi. Che ci appoggio? No, perché? Ma perché? Dai, fatti prenditi qualcosa, cazzo. Se esco e rientro, ritorna il vasino? Il vasino da Noces? Vediamo. Oh, oh. Eccolo, è spettacolare. Allora, vediamo un po' se posso spingerlo. Yes. Era abbastanza lampante, però va bene lo stesso. Hoppela! Ricorda questo trucco, ti sarà utile. Afferra gli oggetti. Ma perché è diventato siciliano? Minchia, ricorda questo trucco, ti sarà utile. Afferra gli oggetti con il tasto Eri. Eri non è proprio sicilianissimo, però vabbè. E tira o spingi con... Ma l'ho fatto adesso. Brutto bagarospo, l'ho fatto adesso. Ok, questo l'avevo fatto. Mi sa che devo riprendere la chiave. Quindi, ragazzotti, questa sarà un'enorme puntata in cui il vostro Marcus Cron farà questo dungeon e poi probabilmente dividerò questa puntata in più parti. Ma dove parti? Non lo so. Quindi facciamo così, così e così. E adesso ci penso che potevo farla in una maniera molto più semplice. Ok, che cosa mi dà? La chiave piccola. Quindi non posso salvare all'interno dei dungeon. Questo è davvero, davvero complicato. Ok, usciamo. Dai, sbrighiamoci. Oh, ma grazie. Ma ben gentile, davvero. Mi prude. Qui. Ok, adesso facciamo così. Io non ho capito come prendo quel cuore. Tre cuori e una capanna. Andiamo di qua. E voilà. Le ci sono fe. Ok, adesso possiamo andare nella stanza dell'orso blu. Credo. No, nella stanza che, dove ci eravamo lasciati. Ok, eccoci qua. E qui? Permessico, permessico. Fungo di merda. Fungo di merda. Anzi, ho deciso di non dire più parolacce. Dirò merda. Oh, si apre. Ok, stavamo qua se non sbaglio. Stavamo qua. Non lo so. Non lo so, non ne sono più convinto. Non ho più certezze. Andiamo qui. Oh! Ok. Muori. Va bene, andiamo di qua. Sì, cosa c'è qua sotto? Niente. E qui ci sono super schifi maledetti. Morite. Morite maledetti. Ok. E di qua c'è il cuore. Sono sicuro. Che cazzo. Però va bene. Oh, oh, funghi. Ok. Ok. Ragioniamo. Ma no, mille altre porte. Porte stanzone. Sfungo, senti, ti devi levare. Ok. Adesso si apre da sola. Ah, ah, very ottimo. No, me l'ha rimesso lì, maledetto. Andiamo di qua. Che cazzo? Un brugo. Un brughissimo. Ma sei bruttissimo, porco Giuse. È un... Come si chiama quello? L'evoluzione di... la digievoluzione di Butterfly. Caterpillar mi viene in mente. No, come si chiama? Non lo so, non mi ricordo. E vabbè. Pim pim pim. E andiamo di qua. Abbiamo capito che questa non è la nostra strada adesso. Quindi andiamo di qui. Wow. Ah, scendiamo di un livello. E lì c'è un super casso. Io lo voglio. No, prendilo. Perché non puoi prendere i sassi? Posso spostarti soltanto di uno? No, dai. Prendilo. No, non ce la fa. Va bene. Ah, brutto schifo! Schifoso! Ok, e adesso? E adesso? Dai, non sai aprire le ceste al contrario! Sei un babbeo! Sei un super babbeo! Ma che succede se lo riprendo? No! Ma come cazzo faccio? Ah, ma certo, il no, che cazzo dico? Come cazzo? Cioè, se io faccio così, se io provassi a mettere questa qua, no? E tipo poi provassi a mettere questa qui, me la rompe.
Ok. Questi due. No, adesso non posso più farlo. Spigi Shigi. Oh my godness. Oh my godness. Voglio quella cosa gigantesca. La voglio. Beh, probabilmente ci arriverò da qualche altra parte. Anche se non mi sembra così evidente. Ehi, ma io non posso andare da nessun'altra parte se non di là. Due vicoli ciechi. Quindi no, la soluzione ci deve essere. Andiamo. Chiediamo aiuto a Ciccio. No. Esci. Chiediamo aiuto a Ciccio. Se vuoi riparare la... Sì, vabbè, questo già me l'hai detto. Sì. Grazie. Ciocci. Te levi? Ok, vado di qua. È evidente che qui c'è qualcosa che io non so. Ma ve le vado, ma prima sti fuchi c'erano, non me li ricordo. Posso ritornare qui. Posso salire sopra. E posso attaccarmi allo zufolotto. Smetti porta di fare portanti porte che portano le cose. Ok, non posso fare niente, bisogna prendere il fungo. È il fungo che te lo chiede. Se soltanto ricordassi il tasto. Pim! Mamma mia. Oh, grazie. E... Pim! Very good. Ok, questa stanza non me la ricordo. Potremmo andarci. Lumaconi come se piovesse. In realtà piove a dirotto qui. Oh, ma che cacchio? Vedro cade. Mori. Oh, un cuore benissimo. Benissimissimo, assolutamente. Ok, va bene. Che sciocchino che sarà. Sarà davvero uno sciocco. Facciamo così. No, aspetta. Posso spingerli due? No. Mi sfugge questa situazione. È da un botto che non gioco un puzzle game, quindi effettivamente. Ah, ma certo. Grazie cervello. Dopo soltanto 20 ore di lavoro non sai che cosa fare. Ma io ci riesco. Yes. Very good. Possiamo sbroccolare qua dentro. New boss, mi fa la cortesia, mi chiudi la finestra, che è tipo il vento e le intemperie. Che cazzo succede? Dai, ma è tutta salute, un po' d'acqua. Pim pim. Pim pim pim. Pim 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 pim. Poi muori con l'acqua. Oh, come muoio, giusto. Hai preso la chiave piccola, puoi aprire porte e altri ostacoli. Però c'era scritto portoni. Ok. Oh, adesso abbiamo una chiave e possiamo chiavare quella chiave là che stava chiavando lì. Aspettate, op. Dov'era? Schiva. No, sono la pippa, schiva. So paura di pippa. Eccola. La chiave, vai, usala. No. No, mio Dio. Vattene, schifo. No. Ok, ci sto. Ce la faccio. Vai, sono sbroccolato. Boss. Muori. Si è incazzato? Perché si è fermato? Oh. Ok. È rosso. Io non per culo. È proprio il caso di dirlo. Oh! È bellissimo sto boss, sto mini boss. Eccolo. No. No, non gli faccio niente. Pim pim. Ok. Vai. Mamma mia, è morto. Sì. Oh. Un cestone mega galattico. E dai, e andiamo. La giara magica. Tenendo premuto il tasto risucchia ciò che vuoi e lo spara con forza. Aggiungili agli strumenti premendo A o B. A. Giara magica. Aspettate, giara magica. Ah, non la posso, usare al posto del coso. Vabbè ragazzotti, io qui salverebbi. Oppela. Giusto. Ah, ok, salva. Ah, sì, stiamo salvando. Io vi lascio qui, abbiamo la giara magica. Però vediamo come funziona, dannazione.
Oh, ma che figata, ma che cazzo è un polipo? Ma che cosa brutti. Oh. Oh. Figo. Fighissimo. Io sono Marcus Link. Noi ci vediamo alla prossima puntata di The Legend of Link. Che non è The Legend of Link, ma è The Legend of Zelda. Ciao a tutti.